Don Luca Saraceno, assistente adulto e unitario dell'Azione Cattolica di Siracusa, ritiro spirituale in preparazione al Natale, da parte degli adulti su un tema particolare. Il cuore è il tema di questo ritiro spirituale. Il tema è quello del tempo, perché il tema quest'anno per l'Azione Cattolica Adulti è esattamente il tema del tempo. Mi sembra quanto mai indicativo il fatto che proprio nel tempo del Natale il tempo sia posto al centro. Il Verbo si è fatto carne, venne a porre la sua dimora in mezzo a noi, significa che il Figlio di Dio abita il tempo, e quando il Figlio di Dio entra nel tempo, il tempo diventa pieno. Ha una sua pienezza, così come San Paolo ricorda, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio. Dunque, il Natale un po' ha questo significato: se Dio entra nel tempo, il mio tempo non è insensato, non è vuoto, il tempo diventa pieno. E che cosa significa che il tempo diventa pieno? Significa che siamo chiamati non ad evadere il tempo, non a fuggire dal tempo, ma ad abitarlo in pienezza, a viverlo, ad attraversarlo, anche con tutte le sue contraddizioni. E dunque non si fugge verso un futuro come mera illusione, insomma, o qualcosa di evanescente, di lontano, di distante. Non si ritorna a un passato nostalgico, né si vive il tempo presente come schiacciato sull'attimo fuggente. Ma si abita il tempo, il passato come una memoria grata per ciò che il Signore è riuscito a fare nei nostri confronti, il futuro con attesa e con perseveranza nei confronti di qualcosa che stiamo attendendo con ansia, con fervore, e il tempo presente abitato proprio da questo tempo opportuno, cioè un tempo come passaggio di relazioni, di incontri, un tempo che diventa una casa dove poter incontrare tutti, è da vivere con grande consapevolezza.